Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi, tanto per cambiare, perché sai, questi video non li faccio spesso, no, per niente. Siamo in un video su Nintendo Switch, un'altra volta su una top. Che nemmeno io mi ricordo il numero, però lo metterò nel titolo, quindi non credo che ve ne importa. Vabbè, comunque, il prossimo video sicuramente non sarà una top e non sarà su Nintendo Switch, almeno credo. No, dai, a parte i scherzi, ho in mente di fare anche un'altra cosa. A parte questi generi di video. Però no, questo non è crisi di idee, anzi è il contrario. Perché questo video, non so se vi ricordate, forse quelli che mi seguiranno dall'inizio sì, cioè l'avevo promesso nel video top 11 trucchi per Nintendo Switch. E lì l'avevo promesso. Vabbè, non ci perdiamo in chiacchiere, basta parlare, tranne un'ultima cosa che volevo dirvi. Ormai è iniziata la scuola, è iniziato l'anno scolastico. Quindi purtroppo, come ben sapete, non riuscirò ad essere molto attivo in questo periodo. Spero di riuscire a fare qualcosa in più rispetto a che è stato l'anno scorso. Però non vi prometto niente. Anzi, non so manco se uscirà quel video che, appunto, che vi ho promesso prima. Che è una sorpresa, non voglio dirvi niente. Però spero di farlo, cioè, lo spero. Però non è che posso fare i miracoli, qui, capito? Quindi niente, passiamo subito con il video. Allora ragazzi, siamo tornati in questi accessori che secondo me sono obbligatori da comprare se avete una Nintendo Switch. Cioè, obbligatori che ne so, per i miei gusti, magari ci stanno persone che un determinato accessorio non gli serve oppure gliene servono altri. Però questo va tutto quanto a gusti. Vabbè, comunque cominciamo subito. Micro SD, che purtroppo non la conterò come oggetto perché non so quale consigliarvi. Avevo comprato quella della Samsung, la Samsung Evo Pro da 128 GB, perché mi serviva spazio per mettere i giochi, perché 32 GB sono parecchio scarsi se voi cominciate a scaricare qualche gioco dalle shop. Visto che io qualche gioco l'ho comprato dalle shop, anche che pesano parecchi gigabyte, e quindi mi serviva obbligatoriamente spazio in più. Ma purtroppo quella che avevo comprato io, non so se era una truffata oppure difettosa, comunque sta fa che con il tempo era diventata sempre più lenta fino ad arrivare un bel giorno che ha deciso di non funzionare più, se non formattata tramite il computer, ma anche formattata una volta riscaricandoci i giochi, rimettendoci tutti i dati, faceva la stessa cosa, quindi penso che è proprio andata. Ho intenzione di comprare quella della SanDisk, però ancora la devo comprare, non lo so, forse un'altra volta vi dirò. Se va bene o no, che ne so, oppure quale consigliarvi, eccetera, eccetera. Comunque, fatto sta che in questo momento non vi consiglio nessun microSD perché, insomma, a meno che voi non ci avete fortuna, oppure, che ne so, l'avete già testata voi personalmente. Però io ancora non l'ho testata, quindi non so come va. Magari va anche a fortuna. Vabbè, comunque, il prossimo è l'appoggio, che è un accessorio che io ho. Ormai già da un po' di tempo, tipo un anno e qualcosa, e secondo me quello è assolutamente necessario. Perché sì, è vero che sotto la Nintendo Switch, nella parte posteriore ci sta uno sportellino, anche lo sportellino per mettere il microSD. Però se lo stendiamo possiamo reggere lì. Ma il 100% dei giocatori di Nintendo Switch sanno benissimo che quella cosa è la cosa più instabile del mondo. Secondo me è obbligatorio comprare questo. Anche perché potete utilizzare sia la Nintendo Switch quando è in carica, perché vi ricordo, se è in carica di solito senza quel coso non potete reggere la Nintendo Switch perché con il cavo che dà fastidio. Invece con quella potete farlo senza problemi. Ci sono anche diverse gradazioni, diverse inclinazioni, come volete. Potete anche giocarci con il controller con cavo attaccato se avete l'adattatore, che parlerò più in avanti. Vabbè, l'avevo anche già detto nel video quello dei top 11 trucchi, quello uscito l'anno scorso. Vabbè, comunque, passiamo appunto al controller che avevo citato da poco. Vabbè, quel controller. Allora, se sappiamo tutti che il Pro Controller, quello di Nintendo, è il migliore in assoluto. Anche secondo me. Se volete giocare proprio come competitivi, volete giocare seriamente, secondo me va bene quello. Vabbè, anche se alla fine. Se siete abituati con i Joy-Con vanno bene anche i Joy-Con, perché alla fine è questione d'abitudine. Magari ci sono persone che non gli frega niente del controller e quindi, insomma, non comprano niente, solamente i Joy-Con si lasciano. Come ho fatto io, volevo comprare il Pro Controller, però alla fine ho ottenuto questi. Vabbè,
Come potete vedere, con la sua bellissima colorazione verde e rosa, come su Splatoon, gli stessi colori anche della copertina. E ovviamente l'ho comprati non perché quelli precedenti l'ho sfasciati, l'ho sbattuti per terra e quindi non funzionano più, no, per carità. Perché sì, no, a parte i scherzi, dai, si erano rotti, quindi l'ho comprati. E invece del controller che c'avevo prima, quello col cavo, ho deciso di buttarlo perché appunto era un controller che volevo, perché in quel periodo i Joy-Con non funzionavano bene, c'erano quel problema di drifting che molte persone hanno avuto. Che però avevo fatto aggiustare e poi dopo i Joy-Con non l'ho buttati perché c'era il drift, perché il drift l'avevo fatto sistemare, ma solamente quel problema appunto che l'avevo rotto io. Vabbè, comunque, adesso ho ricomprato questi Joy-Con e per adesso non ho intenzione di ricomprare nessun altro tipo di controller. Però se volete un controller veramente economico, perché questi qui appunto non ufficiali che ho avuto io, sì, è durato un anno, però dopodiché basta, perché proprio, cioè si vede che la qualità non vale niente. Cioè, se volete un controller serio, vi consiglio uno che vi lascio sempre in descrizione, come ogni altra cosa vi lascio sempre in descrizione. Oppure se non c'è un link, magari vi dirò il negozio dove l'ho comprato. Vabbè, comunque, appunto, questo controller costa 25 euro, è compatibile anche con Windows, quindi se siete dei PC gamer potete usarlo anche lì. Che cosa che non è da poco, perché parecchie persone gli servirebbe una cosa simile. Vabbè, io già ce l'ho, però magari non ce l'hanno gli altri, quindi lo vorrebbero. O comunque un secondo controller non fa mai male. Comunque, passiamo al prossimo accessorio, che è appunto l'adattatore. Allora, l'adattatore non è appunto, come ben sapete, la Nintendo Switch ha una porta USB-C. E quindi l'adattatore quale può essere da USB-C a USB? È molto utile non solo per collegarci il controller con filo appunto tramite questo adattatore, così lo potete utilizzare anche in modalità portatile. Ma è utile anche anzi, soprattutto per collegarci anche una tastiera USB in modalità portatile, che comunque fa comodo nei giochi tipo Rocket League che si vuole scrivere, magari sta facendo una ranked in squadre e cose così. Ma è utile anche soprattutto la cosa più utile, che magari molti non sanno, per ricaricare il vostro telefono. Sì, perché collegando il cavo del vostro telefono a questo adattatore collegato alla Switch, avete un bellissimo power bank che non è troppo ingombrante. Sì, è un po' ingombrante, però manco troppo. Lo potete portare in giro e vi ricarica il telefono. Secondo me è una cosa molto comoda se vi servono un po' di batterie in più. Magari, non so, se state proprio, le volete provare tutte, cioè non avete nessuna alternativa. Però vi rimane ancora una se avete una Nintendo Switch. Cioè, appunto, di collegare il telefono a quest'ultimo. Vabbè, passiamo al prossimo accessorio. La custodia. Io vi lascio la custodia in descrizione, che hanno già recensito parecchie persone. Vedete, è una valigia da trasloco, ci potete mettere qualunque cosa, anche la dock per collegarla alla televisione, per farvi capire, anche il controller, il Joy-Con più il grip, per farvi capire, il cane, è questo il cane, oppure, non so, i vari cavi, oppure la console stessa e altre cavolate. Cioè, vedete, ci potete mettere il mondo, vedete, è proprio da trasloco, però è anche troppo ingombrante, secondo me è molto ingombrante. Appunto, vi consiglio un'altra custodia, se questa non vi interessa. Cioè, semplicemente ci va la console, cioè il tablet, più i Joy-Con, e basta. È della Big Ben, la potete trovare sia da GameStop che su internet. Entrambe, sia quella gigante sia questa qui, si gira intorno ai 20 euro. Se vi serve una custodia, come comprate queste, ce ne stanno anche molte altre, però diciamo queste sono le più vendute, sono quelle, diciamo, più affidabili. E onestamente anche le più belle, perché quella là della Big Ben ci sta di Splatoon e di Super Mario, ci sta anche di Zelda, quindi è stupenda. Ci sta di qualunque versione. Poi ci sta una cosa che pi piacerà invece agli amanti delle versioni dei giochi su scheda, quindi le versioni fisiche, le classiche cartucce. Invece della micro SD, quella era per gli amanti del digitale. Io diciamo sono un po' in po', però vabbè. Questa cosa che vi consiglio è il porta schede, che questa cosa è dei lavori. Ve lo consiglio perché i materiali sembrano ottimi. Soprattutto non è fatto di tessuto, perché attenzione a mettere le cartucce nelle custodie, perché si graffiano, si rovinano, perché sappiamo come questi materiali qui possono graffiare. Invece no, quello è fatto di plastica, ha spazio tipo per 24 cartucce, quindi proprio poi ci potete mettere il mondo. Penso alla mia libreria, manco entra. Cioè, avanzerebbero anche gli spazi perché non ho 24 giochi, inclusi tra le versioni fisiche e digitali, però vabbè. Vabbè, appunto, questo qua è fatto tipo al libro, ci sono diverse pagine, ci mettete le schede,
secondo me è molto comodo. Se proprio volete stare al top, cioè volete portare l'intera libreria dei giochi appresso, molto molto utile. Poi passiamo alle custodie per Joy-Con, cioè prendete le classiche custodie in silicone che avete visto da molte persone. Voi vi domandate, ma dove l'hanno prese? Su AliExpress. AliExpress davvero, ci sta il mondo, ci sta. La roba costa davvero poco perché praticamente è il paradiso per queste cacavolate qui. Davvero li controllate a pochi soldi, meno di 10 euro, credo anche meno di 5, però non sono sicuro. Fatto sta che ve lo lascio in descrizione. Ci sono diversi colori, magari perché avete, che ne so, i Joy-Con grigi, oppure vi siete stancati del colore, oppure volete ulteriore protezione per Joy-Con, anche se non ne ci sarebbe reale bisogno, però vabbè. Oppure volete semplicemente un grip migliore. Così questi qua credo che fanno a caso vostro, così danno anche un tocco di colore in più. Non è il mio caso perché i miei non credo che hanno bisogno di altro colore perché sono stupendi così. Passiamo all'ultima cosa, adesivi, che li sto provando anche a prendere io, sono sempre da AliExpress. Ci sono davvero di tutti i gusti. C'è di Splatoon, Super Mario, c'è anche quello dello SNES, che è quello che ho preso. Magari quando arriva vi farò anche un video, magari, forse, riguardante AliExpress e queste cose qui. Comunque, davvero, sì, sicuramente troverete quello che cercate. Vabbè, comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Allora, come al solito, quest'estate è finita. Mi dispiace, però succede, insomma. Cioè, prima o poi deve finire l'estate. Spero di riuscire a portare altri video in quest'inverno, in questa primavera, cosa che io dubito fortemente, però ci provo, se posso. Comunque noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!